Benvenuti, questo è il primo podcast dedicato al gruppo Breakfast Bug. Cos'è Breakfast Bug? È essenzialmente un club del libro, ma incentrato sul videogioco. Io sono Hall, o Alessandro, scegliete come chiamarmi, e mi sono autoinflitto il compito di regolare un po' la chiacchierata. Pertanto parleremo solo di videogiochi e nello specifico del videogioco del mese, di aprile, Siberia. Due paroline sul gioco. Siberia è un videogioco del 2002, è un'avventura grafica, ha avuto tantissimo successo ai tempi e ne ha ancora oggi perché continua a essere venduto. Questo gioco è nato dalla collaborazione tra una software house chiamata Microids e Benoit Socal. È la sua seconda collaborazione con Microids e avevano già costruito assieme un gioco chiamato Hammerzone, che ha dei richiami anche in Siberia. Non so se ne avete notati, se avete giocato a Hammerzone magari sì, se non avete giocato a Hammerzone no. E il gioco parla di una ragazza, si chiama Kate Walker, che è un'avvocatessa di New York, spedita in una cittadina francese di nome Valla di Lenne, forse, e per diciamo, acquistare da Anna Vorarlberg una fabbrica di giocattoli. In realtà è una fabbrica di robot o di automi. E quando arriva scopre che la vecchietta è morta, forse assassinata, forse no, e che in realtà non può procedere alla compravendita, chiudere la compravendita perché esiste un erede, un certo Hans, sfuggito, disperso, e il gioco è incentrato proprio sulla ricerca di questo Hans, lungo, diciamo, una tratta di un tracciato di un treno steampunk che parte dalla Francia e arriva, boh, non si sa dove, però passa per la Germania, per gli Urali, mi pare, sì. E la Russia. E lì finisce, diciamo, l'avventura. Cercheremo di dare meno spoiler possibili e adesso faccio parlare gli ospiti. Gli ospiti di questo episodio sono Atrames, Marta, che molti di voi conosceranno perché tiene un canale molto 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 noto su Nintendo, casa Nintendo. Ci sono troppi Sono molti. troppi molto, però vanno sempre bene. Dopo ne taglio qualcuno. Abbiamo Ogu, Piacere. altro canalante youtuber, e poi abbiamo Sil o Giacomo, come volete chiamarlo, che si occupa di Salve. struttura. Quindi mi servirà per parlare dei temi, di quelle cose lì. Al quale non è piaciuto il gioco, immagino. No, il gioco mi è piaciuto. Ho trovato la storia un po' sprecata in alcuni, per alcuni aspetti, in alcuni punti soprattutto. Vabbè, iniziamo a parlare allora. Esperienze. L'avete giocato per la prima volta tutti? Partiamo, facciamo il giro perché è meglio così. Marta, tu. Sì, era la prima volta, lo conoscevo e infatti poi è venuto fuori che mio fratello l'aveva anche ricevuto in regalo per un compleanno e quindi gliel'abbiamo subito shippato. Però non ci avevo mai giocato, quindi prima volta. Ogu? Sì, anche per me abbiamo giocato assieme e siccome stiamo un po' riscoprendo le avventure grafiche, l'avevamo già in programma da tempo, insomma. Giacomo? Io l'avevo iniziato una volta, ma mi ero interrotto per vari motivi e quindi sì, prima volta Quindi prima volta per tutti, praticamente. anch'io. Sì. Non avevo mai giocato a Siberia, non ho giocato ancora al 2, prima o poi lo approccerò, diciamo che l'1 mi ha fatto venire la voglia di giocare al 2, questa è una cosa positiva. Partiamo dall'aspetto tecnico. Secondo me, a parte che per essere un gioco del 2002, non mostra assolutamente gli anni che ha, perché comunque 12 anni si dovrebbero sentire, in realtà viene via tranquillamente. Ho trovato bellissima la grafica, l'integrazione dei fondali con i personaggi, le strutture architettoniche. Direi che Socal ha fatto un lavoro magistrale in questo gioco. Voi cosa ne pensate? Sì, io sono d'accordo, assolutamente d'accordo. È stato il primo pensiero appena visto Valla di Lenne e
e che pensiero che si è confermato per tutta la durata del gioco, veramente stupita. È invecchiato benissimo, io non, se non lo conoscessi, non, cioè se non lo sapessi, penserei che potrebbe essere un gioco appena uscito, insomma. Anche perché ultimamente abbiamo giocato altre avventure grafiche, tipo più recenti, del 2006, e il confronto fanno veramente pena. Sì. E poi non è solo, diciamo, la qualità della grafica, ma anche della, insomma, diciamo, della direzione artistica, perché a me è piaciuto un sacco questo mondo decadente, sì, esatto, in cui è ambientato il gioco. Quasi, insomma, quasi vuoto. Molto sì. Morto. Sì, molto, molto affascinante. Molto molto legato comunque al genere steampunk, cioè questo concetto di decadenza vittoriana portata agli estremi. Almeno io ho apprezzato questa cosa. Sì, sì, soprattutto nella prima parte, forse alcuni punti come quello, l'ambiente universitario, punta forse meno sulla decadenza, è comunque meraviglioso, però magari fornisce altri stimoli, almeno così l'ho percepita io. Però sì, senz'altro visionario, cioè, qualsiasi ambiente è riletto in un modo che non ti aspetti, quindi bello, cioè, senz'altro. Sì, gli ambienti alla fine sono quattro, di fatto, se escludiamo il treno che sarebbe il quinto ambiente, cioè, diciamo che fornisce qualche spunto di gioco anche il treno, e abbiamo Francia, quindi Val d'Hélène, Barockstadt, la Germania, che è la zona universitaria, anche quella è vero, non è così decadente, ma è vuota, quindi abbandonata, sì, e sì, le rovine sì, comunque sono sempre vicine, diciamo che si vedono anche da alcune inquadrature. Abbiamo Komkolzgrad, negli Urali, questa stranissima stazione operativa russa, ovviamente decadente come tutta la parte della Russia, probabilmente anche nella realtà è così, e Aralbad, che è questo resort di per vecchie signore russe. Sì. A tratti inquietante. Sì, sì, anche quell'aria che non è respirabile. Sì, sì. No, è molto, molto, molto carino. Ma salubre. Sì, l'unica cosa che ho trovato, diciamo, meno adeguata è la costruzione diciamo, tecnica dei personaggi. Forse sono un po' troppo spigolosi rispetto a tutto il resto del mondo, perché sono d'accordo, nel 2002 diciamo che era già chiedere tanto, però rispetto all'interazione che hanno i vari componenti architettonici dei vari livelli, ho trovato i personaggi più cubettosi, più 2002 rispetto a tutto il resto, però si integrano bene, per esempio... con piacere ho notato che quando, per esempio, si deve raccogliere qualcosa da terra, il personaggio si avvicina, si china, lo raccoglie, cosa che in altri giochi è impensabile, cioè, si raccoglie anche qualcosa a 3 metri a distanza senza fare il minimo sforzo. Invece no, lì ho visto qualcosa di molto carino. Kate Walker c'ha la tasca di Mary Poppins praticamente nella giacca, tutto là dentro. Sì, sì. Ma come tutti gli altri, come Guybrush, no, quello sì, è apprezzabile, tasca infinita. Forse, diversamente da altri giochi, ho trovato un po' troppo guidato l'utilizzo degli strumenti. Non so voi, perché la tasca è difficile da raggiungere in realtà, perché non è immediata l'interfaccia utente. Però una volta raggiunta ti trovi sempre che 4-5 strumenti pronti, che in qualche modo devono essere usati nell'immediato futuro. Non ho mai percepito le follie di Monkey Island, per esempio. Ti ritrovi una tasca piena di niente, di nullità, che non sai mai come usare, che provi a utilizzare in vari modi. Non so voi come vi siete trovati con l'interfaccia, con gli strumenti. Sì, sì, beh, io uguale, io vengo da una grandissima infanzia passata per appunto con Monkey Island, fra uno su tutti, ma le avventure grafiche in generale io le giocavo sempre con mio fratello, mia madre, mio padre, tutti assieme davanti al computer, quindi vengo, sì, ormai ho sviluppato un istinto abbastanza forte, e effettivamente sì, cioè, si vedeva che nessun oggetto era mai lasciato al caso, non c'era la possibilità di raccogliere qualcosa che poi in realtà fosse solo così o estetico, o solo così per deviare magari, per tipo un bluff, non so sì, come uno spiegarlo. Scherzo legato.
Sì, esatto, era tutto abbastanza, forse proprio pochissimi oggetti, magari appena raccolti, abbiamo magari immaginato di doverli utilizzare in un modo che poi non si è rivelato quello, e solo dopo magari un'ora di gioco è venuto fuori il vero scopo dell'oggetto in sé, però effettivamente sicuramente più semplice di altre avventure grafiche sì, giocate. Non siamo mai stati tentati di guardare le soluzioni, no. Cose del genere, perché noi veniamo per esempio da Atlantis, che è un gioco malefico, perfido proprio, non... ogni due secondi tiravamo fuori il cellulare, cioè guarda come si risolve questa cosa. Esasperati, sì. No, questo è abbastanza fluido, insomma, può capitare di bloccarsi, ma basta rigirare un attimo tutte le stanze, tutte le ambientazioni, controllare, si trova sempre il bandolo della matassa. Sì, da volte ho notato, è una cosa che non mi è piaciuta un granché del gioco, ho notato che sei costretto proprio a rigirare le stesse situazioni più volte. Sì. Quello, insomma, diventa allunga un po', allunga il gioco, allunga il brodo. Noi abbiamo scoperto solo a metà gioco che si poteva correre. Sì, tra l'altro. Cioè all'inizio quella di lei camminavamo da una parte all'altra. È un suicidio. Sì, sì. Tu Giacomo? No, io per fortuna l'ho scoperto abbastanza presto, altrimenti avrei sofferto tantissimo. Però sì, non c'è accumulo dei materiali, è rarissimo che una cosa che raccogli tu debba aspettare molto per trovare insomma l'utilizzo, ma credo che sia proprio una scelta anche stilistica, no? Cioè ti senti sempre su un binario, anche le varie, non si accumulano neanche, diciamo, le come vogliamo chiamarle, le missioni, le quest, insomma. Okay. Ogni volta c'è qualcosa di preciso di cui ti occupi e non hai altre cose che porti avanti parallelamente, ecco. Sei su un binario letteralmente. Sì, sei su un binario. Cioè, magari lo devi scoprire, ma il binario è lì. Sì, 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 no, senza... In fondo siamo letteralmente su un binario, no? Esatto, sì, sì, esattamente. Non per questo è banale, però comunque si vede che è una scelta. Sì, è una scelta. Più che altro diventa, ma è probabilmente quello che volevano ottenere, una storia interattiva, non diciamo, la classica avventura grafica. Cioè, ti stai di fatto guardando un filmetto, un episodio di un film. In alcuni passi letteralmente ti fermi e leggi un diario per minuti. Sì. Per 20 minuti anche, ti leggi e rileggi il diario. Quindi sì, sei molto, molto pilotato. Ci sta. Secondo me è una scelta buona se vuoi, diciamo, creare un luogo chiuso per i tuoi giocatori, quindi farli immergere completamente nel gioco, ci può stare. Quasi in scelta. A proposito di questo, secondo me è proprio anche il dettaglio che hanno messo in tutta la documentazione, tutti appunto, i diari, le lettere, anche proprio il dettaglio grafico, insomma, nel leggerle, insomma, mi è piaciuto particolarmente, cioè aiuta molto l'immersione nella storia. Anche il meccanismo dei ricordi visualizzati con il carione sì. Molto bello, molto bello, molto bello. Non a caso nella città universitaria di Barokstad è presente un diario del personaggio di Amazon, non so se l'avete trovato e letto, comunque sì. C'è anche un richiamo forte, diciamo, che ti permette di leggere un pezzo della storia di un personaggio di un altro gioco completamente scollegato da questo, o meno, collegato solo grazie a questo diario. Sì, noi abbiamo scoperto adesso che l'Amazon fosse un altro gioco, cioè pensavamo fosse solo un luogo inventato. No, è facile. Per questo gioco? No, è un altro gioco. È il primo gioco nato dalla collaborazione di Socal con questa software house. Quindi sì, hanno giocato su questi richiami. E dei filmati cosa ne pensate? Belli, a me sono piaciuti anche quelli, sì, non particolarmente, non ricordo un filmato che fosse chissà che lungo o particolarmente protagonista della scena, sempre comunque, cioè, mi ricordo di aver molto più letto che non guardato effettivamente, però... Fanno da collegamento alla fine, che altro insomma. Cioè, a me pare che la storia venga appunto più raccontata dai diari e invece la parte introspettiva venga raccontata dalle telefonate
con i vari personaggi, insomma. Sì, fidanzato, la madre, l'amica, di quelle che non ti auguri quasi mai. Appunto questo, dei personaggi, a parte Kate, che magari non vi è piaciuta, vi siete legati a qualche personaggio in particolare? Avete apprezzato qualcuno? Io ho apprezzato tantissimo Oscar. Oscar credo sia il mio personaggio preferito. L'automa, cioè il primo automa. L'autista. Sì, anche perché alla fine è l'unico personaggio secondario che... Sì, che ha un rapporto vero e proprio con Kate. Perché tutti gli altri sono circoscritti magari a una sola ambientazione, o poco di più, insomma. Vero. Sì, tutti gli altri sono legati proprio al luogo. Io ho apprezzato molto i rettori. Ah sì, anche a me è piaciuto. Perché creano quel diversivo simpatico. Ho apprezzato di meno... Anche il corsiere. È vero, vero. È molto. Ho apprezzato di meno i rettori alla sesta volta che sono andato a parlare con loro, diciamo che dopo un po' diciamo che potevano anche cambiare rettorato, diciamo. Però mi sono piaciuti molto. Giacomo, tu dei personaggi cosa ne pensi? Io ho trovato più azzeccati i secondari dei protagonisti. Mi è sembrato che ci fosse proprio una cura particolare, tipo anche soltanto la figura del, senza fare grossi spoiler, ma di quella specie di sentinella che sta su prima di uscire dall'università, insomma, quello che guarda il nemico da anni. E, non so, hanno tutti quanti una caratterizzazione magari fumettistica e piccola, però è molto azzeccata, se te li ricordi bene. Ho trovato un po' più diluiti la stessa Kate e anche la, insomma, la cantante. Mi sembra che non escano più di tanto, probabilmente perché non sono legati poi a queste grandi scelte. Sembra che anche loro siano su un binario, letteralmente, quindi alla fine non lo so, forse questa cosa mi ha fatto apprezzare più i secondari degli altri. Ecco, non so voi. Sì, io concordo, non so se è perché sono donna, ma effettivamente Kate a volte l'avrei veramente presa per il collo, perché io ho un carattere molto forte, cioè, a certe uscite o del fidanzato o di altre persone, non c'è. Io avrei risposto in modo molto più, o anche del datore di lavoro. Mi confermi che ci saresti arrivata tipo 10 telefonate prima, insomma, a prendere certe scelte. È un po' più diverso, me la sarei aspettata, anche perché voglio dire, è una donna di successo, ti mandano in Europa in un viaggio così importante per un accordo lavorativo così importante, mi aspetto che tu abbia un certo polso. Chi se ne frega della cena dei Goldberg? Diciamo che forse è l'unico personaggio fuori dall'ambientazione. Viene in effetti dagli Stati Uniti, da New York, sì. Scaraventata nella Russia post guerra fredda praticamente. Però sì, certo. È meno collegata di altri. E non è neanche un semplice tramite come può essere Link in Zelda, quindi che ti permette di bypassare di fatto il personaggio e diventare il personaggio. È un qualche cosa che sta lì, è presente, non sta neanche dentro completamente alla storia. Quindi... Certo, sì, non so quanto... Cioè, nel senso, non voglio essere noioso, quindi non so quanto posso entrare nel mail. Però ti taglio. No, però la sicuramente, la parte migliore. Esatto. La meccanica del pesce fuor d'acqua nei personaggi è una cosa che viene utilizzata normalmente, no? In queste storie. Prendi una persona che non c'entra niente, la metti lì e guardi come cambiano i suoi valori quando si rende conto di cose che nel suo ambiente d'origine non sono percepibili, no? E questo secondo me è una cosa in cui la storia, almeno il gioco, ha un po' fallito, perché manda lì un personaggio che è vero che è un pesce fuor d'acqua, ma non è integrato nel suo ambiente d'origine. Quando lei arriva si innamora immediatamente di quello che vede, inizia subito a parlarne bene e da casa iniziano subito a rompere le scatole, immediatamente, sia il capo che... Quindi quest'idea della persona che si trasforma e diventa qualcos'altro non c'è. Anzi, sembra uno che finalmente torna
nella casa che non sapeva di avere, no? Però è una meraviglia che finisce presto, quindi non riesci, almeno io non riesco a affezionarmi troppo al personaggio così. Da questo punto di vista, secondo me, anche il finale per me era abbastanza prevedibile. Infatti, lo diventa. Non capisci perché dovrebbe fare altrimenti, ecco. Quindi non è sta grande scelta. Sì, era più pesce fuor d'acqua quindi negli Stati Uniti che in Probabilmente sì, Canada. probabilmente sì. Sì, però se dobbiamo dare qualche merito, ci hanno provato a vendersela come pesce fuor d'acqua, perché all'inizio, per esempio, non sposto la valigia, cioè si comporta un po' da snobbettina, solo che non ce l'hanno fatta, secondo me, completamente, a venderci questa figura di snob newyorkese fuori dal mondo. No, tra l'altro una delle cose che mi sono piaciute meno, anche se escono fuori divertenti, ma è il fatto che lei non abbia nessun problema a relazionarsi con gli automi nello stesso modo in cui si relazionerebbe con una persona, fin da quando lei incontra Oscar all'inizio e poi tutti gli altri, cioè parla dando del lei e non lo so, cioè immaginando che quella persona abbia lo stesso, non sia un automa, ma una persona come tutte le altre, ecco. Quindi anche lì non c'è un avvicinamento, quando invece, se ho capito bene, è la particolarità di Valla di Len, di questa fabbrica, l'aver creato questa meraviglia che non esiste da nessun'altra parte. Ecco, un po' così, insomma. Una cosa buttata lì all'inizio, ma poi mai utilizzata È davvero. vero, è vero. Che cosa non vi è piaciuto del gioco? Partiamo dal negativo che è più divertente. A me non è piaciuto troppo il fatto che forse questi episodi in Germania e così via, io non li ho trovati proprio molto collegati alla storia. Cioè, c'era qualche rimando sicuramente, però mi sembravano più così episodi autonomi, che avrebbero potuto vivere tranquillamente anche come, non so, come extra del gioco, piuttosto che non saprei dire. Secondo me la storia in qualche modo, anche se non ci fossero stati questi episodi, avrebbe potuto funzionare lo stesso a livello di trama, cioè le cose principali c'erano lo stesso. La cosa importante è che trova certe cose, sì, magari che possono tornare utili a ritrovare la persona che sta cercando, ma sembravano un po'. Stavamo dicendo, sì, io stavo dicendo che appunto non ho trovato questi episodi così tanto inerenti, ma più che inerenti, proprio collegati con con la trama principale. Questo mi è un po' dispiaciuto, avrei avuto più piacere se avessi effettivamente scoperto cose fondamentali che proprio, per cui era proprio necessario muoversi, anche il fatto che te li presentino proprio come pretesti queste fermate in questi posti, proprio perché il treno ha bisogno di essere ricaricato e non perché effettivamente ha trovato qualcosa prima, un indizio che la spedisse in quel posto lì a cercare nuovi indizi. Solo questo, per il Vabbè, resto. lei ha seguito il binario come sempre sembra. Esatto, sì, quello l'ho pensato anch'io. Di fatto è una storia di un viaggio e hanno piazzato delle piccole tracce di questo Hans, che è l'erede, lungo questa tratta del treno, però in realtà Hans non è che ha lasciato un segno troppo evidente, cioè, a parte alcune strutture legate al suo lavoro passato, sì, diciamo Sì. che è poco legato. Ogu? Oh, a me, vabbè, a parte quello che ha notato lei, forse sarebbe piaciuto se gli enigmi fossero stati un po' più complessi, appunto. Forse perché sono abituato a giochi di questo genere che richiedono qualche sforzo insomma, di Ragionamento. ragionamento in maggiore. Giacomo, tu? Come gioco, cioè come di esperienza di gioco, anch'io avrei preferito un po' più di enigmi e un po' meno andirivieni per parlare con persone che ti danno indizi a rate, diciamo. E come storia non sono d'accordissimo anch'io sul fatto che sono tappe che potresti staccare, sfilare dalla storia principale, compattare tutto e non ci sarebbe grande differenza. Non credo che non mi sia funzionato a me il personaggio di Hans. Ho letto un sacco di recensioni in giro in internet che dicono la bellezza di questo gioco, il modo in cui conosci questo Hans andando avanti, scopri cose di lui. Io
questa cosa non l'ho percepita molto, sinceramente. Cioè, si scoprono degli interessi suoi, però alla fine non... si lanciano lì alcune cose, almeno per me erano molto più interessanti, anche il collegamento con la guerra, ci sono alcuni riferimenti, sì, però non, cioè, poi non si arriva mai al punto, cioè, quindi non si sa bene, cioè, anche quello che è sul perché, quando uno arriva alla fabbrica, di tantissime cose mi sono chiesto il perché, alcune cose le ho immaginate, mi sembravano anche molto belle, ma poi in realtà non è venuto fuori niente, proprio perché esista quel posto e perché la persona che adesso ne è a capo faccia quello che fa e abbia certi desideri o certi bisogni. Questa cosa è... non so voi, ma a me è sembrata molto... un po' sprecata, perché mi sembrava bella. Sì, diciamo che il gioco rimane in superficie. Sì. Non osa quel gradino in più, quello scalino in più che magari gli aveva permesso di raggiungere anche insomma, dei livelli più artistici, insomma, di miglior connubio tra storia e gameplay o cose del genere, insomma. Sì, rimane una bella esperienza, ma alla fine lascia poco, forse. Sì, anche perché secondo me anche proprio il fatto di ritrovare il diario abbastanza presto nel gioco comunque forse ti dà un'idea un po'... un po' bugiarda di quello che poi in realtà andrai a scoprire del personaggio. C'è tanta carne al fuoco e quindi esatto. Un po' ti galvanizza, ma poi in realtà muore piano piano come un pecorello proprio. Anche tutto quello che riguarda il ricordo, ricostruire i ricordi di infanzia dei due fratelli, in realtà non è che si arrivi da qualche parte, cioè, tante cose rimangono non dette. Io non so se poi il 2 affronta proprio questo, però non... cioè Siberia non mi viene presentato come qualcosa che devo fare il 2 per comprendere, quindi io la prendo un po' così. Ho trovato due cose, oltre a quelle che avete detto voi, che sono condivisibili tranquillamente, ho trovato due problemini nel gioco. Il primo, che può essere un problema, come può anche non esserlo, è la lentezza dei movimenti. Cioè io ho proprio subito alcuni spostamenti, cioè il fatto che Kate possa correre ma non correre così velocemente da permetterti di bypassare alcuni passaggi completamente inutili, unito alla richiesta di dover fare molto backtracking, quindi tutti quei spostamenti mi hanno un po' ucciso, se devo essere sincero. Cioè, aspettare 2 minuti per poter raggiungere un personaggio per me è tremendo. Cioè, avrei preferito una sorta di teletrasporto, comunque movimento veloce. Poi capisco benissimo le motivazioni che hanno spinto chi ha disegnato il gioco a non fare queste cose, probabilmente l'immersività che volevano garantire ti richiede anche di rendere tutto più collegato, più, diciamo, lento, passatemi il termine. E questa è la cosa che di fatto mi ha fatto soffrire molto, moltissimo. E probabilmente è la cosa che anche garantisce le 12 ore di vita del gioco, perché se andiamo a togliere gli spostamenti o tutte le azioni lente o l'impossibilità di saltare dialoghi, secondo me togliendo tutto questo il gioco si potrebbe risolvere in 7 ore, quasi la metà. Cioè, ho visto... non mi è piaciuto un granché. E poi la seconda cosa l'ho dimenticata, quindi non era importante. Non era importante. Diciamo che la fatica di portare a termine il gioco per la lentezza mi ha, insomma, è il mio voto negativo al gioco. Per il resto mi è piaciuto molto. E l'altro aspetto negativo è che non reputo storia per profondità dei personaggi e diciamo finale all'altezza del livello tecnico. Cioè, è nettamente superiore secondo me la parte tecnico-artistica del gioco rispetto alla trama e tutto il resto, e non che sia un male, però diciamo che forse anche l'inferiorità della trama o di alcune degli enigmi, della difficoltà degli enigmi, si fa sentire molto, perché ti aspetti tanto da un gioco che si presenta in quel modo. Probabilmente un gioco
8 bit schifosissimo dal punto di vista grafico, non sarebbe stato così faticoso dal punto di vista della trama rispetto a questo. Questa è la mia opinione. Avevo aspettative più alte anche dal punto di vista della trama. Punti positivi? Beh, punti positivi, beh, l'aspetto tecnico, senz'altro, l'aspetto tecnico veramente tanto. Poi, vabbè, io amo anche particolarmente la montagna, questo genere di paesaggi qua, quindi Valla di Lem proprio, appena è iniziato il gioco, proprio effetto wow, tantissimo. Anche, e all'inizio devo dire che apprezzavo in realtà l'idea di camminare di qua e di là, perché venendo appunto da un gioco che era l'ultimo capitolo di Atlantis del 2006, orrendo in tutti i sensi, che effettivamente facevi un doppio clic e passavi da qua a un chilometro più avanti, dicevo, beh, questo qua mi dà l'impressione di esserci veramente, però poi effettivamente già dopo 20 minuti di gioco, un po' dire, vabbè, però è anche vero che è impossibile dimenticarsi di star giocando, è obiettivamente impossibile. Quindi, anche se tagliamo un po', però sì, graficamente è davvero stupendo. E secondo me l'idea di fondo, cioè l'idea della storia era veramente molto bella, cioè originale, particolare, interessante, anche con quel tocco di inquietudine e di angoscia che a me personalmente prende tanto di solito in una storia. Io per le storie un po' tragiche, con un po' di appunto di inquietudine, sono evidentemente quelle che fanno più presa sulla mia mente, sulla la mia emotività. Però poi sì, si è risolto tutto in modo molto più blando di quello che mi sarei aspettata. Però comunque è un gioco che consiglierei assolutamente. Bisogna giocarlo per farsi un'idea, comunque. A me è piaciuto, cioè, l'aspetto tecnico, però, come dicevo, non è solo quello, è l'ambientazione in generale, cioè il mondo in cui è ambientato il gioco, anche le musiche. Magari sono due o tre brani che si Sì. ripetono, però sono molto d'atmosfera. E comunque il gioco è piacevole perché ha questo procedere, cioè, direi leggero, insomma. Sarà un po' lento, però non l'ho mai trovato pesante. Cioè, i vari episodi sono comunque divertenti, originali, e strappano qualche sorriso, e succedono anche delle cose un po' inaspettate, a parer mio, come per quanto riguarda la storia della cantante lirica. Insomma, il finale di quella vicenda non me lo sarei immaginato così, quindi un gioco assolutamente piacevole da giocare, nonostante tutto, insomma, nonostante tutti i lati negativi che abbiamo già approfondito. Non sono così tanti comunque da No, me. non è Diciamo, no. non so se avete notato anche l'inserimento di diversi suoni legati alle diverse location. Io ho notato subito che anche, diciamo, gli uccelli di Valle d'Ilen cantano in un modo diverso, cinguettano in un modo diverso rispetto a quelli di Barostad, Ai nelle altre pipuli. due location che non ci Ai sono, pipuli. sono morti, quindi non ci sono. Quindi sì, insomma, secondo me, hanno avuto molto molto gusto nel gestire i dettagli. Giacomo? Sì, anche a me il lato visivo ha gratificato molto. Tante soluzioni che appunto non mi aspettavo, anche proprio nell'utilizzare cose che facevano già parte magari del mio immaginario in maniera nuova, che poi alla fine è quello che ti aspetti da un disegnatore, da un artista di quel tipo, quindi è giusto. Mi è piaciuto a livello di, cioè, appunto, considerato per buono quello che abbiamo detto. Mi è comunque piaciuta la soluzione di legare il fatto che si parli del destino di un personaggio, legare questa cosa proprio visivamente al concetto del binario, del treno, persino del biglietto, come se fosse qualcosa che si sigilla, diciamo, la sua esperienza all'interno della tappa che hai affrontato. Insomma, ci sono alcune cose che tematicamente secondo me erano belle come simboli, come trovate per mandare avanti questa cosa.
anche l'idea di allontanarsi sempre di più dalla civiltà, che poi è una cosa che c'è in molti film, in molti romanzi, tutto questo bello, e soprattutto questo forse. Bene. Per quanto riguarda i temi affrontati, avete qualche avuto preferenze su alcuni temi affrontati, o avete odiato qualche tema per caso? Odiato non direi. Come particolare, cioè un amore particolare verso qualcosa, no, non direi, da parte mia almeno. Forse perché comunque sono tutte cose molto lontane dalla mia vita reale, quindi cioè, tutte cose che per adesso mi sembrano impossibile che capiti a me, piuttosto che, anche perché comunque un po' di fantastico c'è, ovviamente, cioè, anche questi automi non è che siano, ovviamente, sì. Almeno non ancora, possibili nel nostro mondo, quindi... Non ce n'è uno particolare che mi ha colpito, che mi ha attratta, però, come dicevo prima, un fascino generale verso tutto, un po' leggero, magari meno approfondito di quanto me lo sarei aspettato, però comunque lodevole. A me comunque mi ha dato un po' l'impressione che diciamo l'obiettivo principale della ricerca avesse un che di metaforico, insomma. Adesso non, qua rischierei di fare troppi spoiler, quindi non voglio dire niente, però diciamo il filo conduttore del gioco, che è l'immagine del mammut, no? Qualcosa di un animale estinto, esotico, così, così lontano e irraggiungibile, mi ha dato la sensazione di essere insomma quel qualcosa che tutti quanti cerchiamo nella vita, e che stesse cercando anche Kate alla fine, e che pian piano nel procedere della storia arriva un po' a scoprire, insomma. Cioè, quando lei quando lei decide di salire sul treno, mi sembra che faccia quasi un atto di fede, insomma, hai capito? Non è detto che riusciranno a trovare questa Siberia, insomma, alla fine sono tutte leggende, storie mitologiche, ma lei vuole provarci, vuole dare un senso alla sua vita cercando questa Siberia, accompagnando... Si lancia nell'ignoto. Sì, sì, sì. Io la parte dei temi è quella che ho amato di meno, perché tutte le volte speravo che partisse qualcosa tanto e poi non arrivava mai, quindi diciamo senza cattiveria l'ho detestata da questo punto di vista, cioè un po' frustrante. Sì, anche secondo me c'è questo tema del ricongiungimento con l'infanzia, anche il fatto che comunque stai andando verso la un uomo che sai essere vecchio, ma più ti avvicini a lui e più in realtà scopri qualcosa che riguarda i suoi primi anni, no? Quando era bambino, insomma, questa cosa lasci cose che hai, insomma, questo bello, però appunto sembra quasi che voglia toccare il tema del fatto che il mondo non è meraviglioso in quello, cioè ci stai trovando tu la meraviglia nel mondo, perché il mondo non ti aiuta a trovarla, e per questo prendi un treno e ti allontani. Però tutte le volte che saltano fuori elementi come appunto la guerra, ma anche altre cose, alla fine non vengono mai affrontati. Ora, anche qui semmai si taglia, ma quando il direttore della fabbrica, io non ho la minima idea del perché lui voglia la cantante lirica lì a cantare. Io mi sono fatto un viaggio mentale immaginando che, siccome probabilmente l'ha costruito Hans, perché so capito bene, costruisce tutto lui lì, quello che trovi è la sua impronta, possa aver lasciato, visto che poi si scopre che ama quella donna, in eredità a questo automa quella parte di sé, come se lui si fosse spogliato di quello che era, perché è l'unico modo per arrivare in Siberia.
mi piaceva tantissimo questo tema, speravo che venisse fuori in qualche modo, in realtà nessuno si spiega niente, quindi anche questo, boh, non lo so se è vero, probabilmente, cioè, come dire, mi sono innamorato di un mio volo su questa storia, ma di fatto non so se è così, perché nessuno ti gratifica dandoti una direzione, dicendoti... E questo ovviamente per me è un po' frustrante, perché rimani con delle immagini che potrebbero essere anche belle, ma cioè il pianista incompleto, no? Sembra quasi come se lui non fosse riuscito a ultimare il più grande regalo per la donna che amava, però boh, non si sa. E questo non si sa, secondo me, è un po' alla base di un... Il tema me lo fa un po' cadere, ecco. Per quello dico, sono arrivato in fondo e un po' di frustrazione ce l'avevo. E probabilmente questi temi non verranno mai risolti perché... Sì, io tra l'altro non ho esattamente capito, io non ho letto, lui ha fatto dei fumetti, giusto? Sto Cal. Io non ho letto niente di suo, ma non riesco a capire, perché mi sembra sempre strano che uno va a scrivere una storia come questa, scrive dei diari che verranno letti dal giocatore, e poi non lo so, non metta insieme questo tipo di pezzi, non capisco se è una scelta dovuta al fatto che devi andare incontro a delle questioni tecniche, che devi fare dei compromessi. Però in realtà è quasi tutto attraverso telefonate scritte, quindi non so dove possano esserci questi limiti. E quindi, boh, forse non l'ho capito io, non so, mi vengono dei dubbi, ecco. E dal punto di vista della struttura invece, cosa ne pensate del gioco? Cioè... Allora, diciamo, per me è una storia di formazione, come tante altre, cioè... C'è un personaggio che deve crescere da un punto della sua vita a un altro e credo che su questo ci siano pochi dubbi. E la progressione, cioè la struttura, diciamo, diventa debole nel momento in cui non dai... Se per crescere, se per arrivare da un punto a un altro della tua vita... Tu non devi affrontare delle scelte, le cose ti vengono fornite dall'esterno e cadono dall'alto, e se non, in realtà non è che stai trovando grandi indizi su come andare avanti, ma ti limiti a fare in modo letteralmente che la tua macchina vada avanti, perché non, più o meno il problema principale è quello, il concetto proprio di formazione diventa un po' relativo, è come se Kate stesse leggendo un libro e quando arriverà alla fine capirà qualcosa di sé. Non è così affascinante come affrontare un'avventura, problemi, scelte, anche problematiche, dubbi, conflitti. Lei non è che deve litigare con nessuno. Le persone gli dicono faccio questa cosa se tu... E diventano micro missioni, come insomma, riuscire a smuovere il treno, la questione della barca all'università, quelle cose lì, ecco. Sì, è vero, io penso anche con il fidanzato per me è un esempio Es chiaro, perché esatto. non ci arriva comunque da sola a fare quello che fa alla fine. Prima riceve Chissà come. la telefonata dell'amica, poi... E in quel frangente è totalmente passiva, Sì, insomma. ma lo è anche con il datore di lavoro, secondo me. Certo, Cioè, sì, certe no. cose non dipendono dalla sua volontà, lei non è che ha chiamato, ha deciso che doveva esistere un erede alla fabbrica di Vala di Lene, quindi doverlo Sì. trovare, eccetera, eccetera. Sono tutte cose indipendenti da lei, eppure il datore di lavoro la tratta come se fosse tutto un suo gioco, come se lei fosse in vacanza, come se non le costasse niente andare alla ricerca di questo Hans. E lei, di contro, comunque non subisce senza dire mai niente. Sì, questo è Ugo. Sì, anche tra i personaggi telefonici, a me quello che è piaciuto di più era quello più macchiettistico, che poi è la madre, che almeno ha quest'idea di una madre che sta vivendo di nuovo i suoi 16 anni, praticamente, sempre in giro tra feste, appuntamenti, cantanti, cose. Cioè, quello è carino da sentire, però dove nella storia proprio di lei... No, serve solo per collegare poi la cantante. Infatti... Sembra che sia stato proprio...
Se è stata studiata solo per quello la madre. Infatti non, cioè, l'idea di lasciare o meno la madre, per dire, è una cosa che non percepisci neanche nel momento in cui lei alla fine fa la sua scelta, cioè non è che chiede il parere di qualcuno. E quindi questo è indicativo. Vive di riflesso, essenzialmente. No, io più o meno, cioè, condivido queste riflessioni. Poi io quando analizzo un videogioco, soprattutto un videogioco con una storia importante, quello che cerco sempre di guardare è se una storia di questo genere qua sia possibile fruirla solamente tramite il media del videogame, oppure è possibile fruirla anche in altri formati. Quando un videogioco mi permette di vivere una storia che io non posso vivere nella stessa maniera guardando un film o giocando un libro, secondo me allora quel gioco leggendo un libro, scusate, secondo me allora quel gioco riesce a raggiungere, diciamo, delle finalità artistiche. E questo è uno di quei casi in cui non l'ho trovato, insomma. Non l'hai trovata? Eh? Io avrei detto di sì. No, sì? Avrei detto di sì per il semplice fatto che comunque quel poco di immedesimazione ti viene data proprio dal fatto che ti tocca muoverti, hai pappardelle di roba da leggere. In un film non te l'avrebbero potuto rendere, e secondo me neanche in un libro nello stesso modo. Ma forse lo so, non è... È che alla fine il gameplay vero e proprio è abbastanza povero rispetto sì, a... altri giochi del genere, insomma, tutto qua. Sì, sì, in effetti è vero. Anch'io avrei probabilmente ottenuto, diciamo, lo stesso risultato leggendo un libro di Siberia, probabilmente. Sì, anch'io non ho notato un gameplay così, diciamo, atipico, o comunque in grado di fornire qualcosa di più. Probabilmente più di un film, sì, diciamo, però un libro probabilmente, dato che gran parte del gioco consiste nel leggere o nell'ascoltare telefonate, è molto narrato come il gioco, quindi un fumetto, probabilmente un libro, mi avrebbe potuto dare la stessa cosa. Diciamo che alla fine hanno fatto un buon lavoro, quindi il gioco è, per quanto mi riguarda, godibile, quindi tranquillamente può sostituire un libro. Diciamo, però avrei letto volentieri un fumetto di questa storia. Sì, ecco, il fumetto, adesso ripensandoci, il fumetto probabilmente avrebbe reso perfettamente, perché avresti avuto modo di vedere comunque magari una, che per me è sempre, non è preferibile assolutamente alla lettura di un libro, nel senso che se posso immaginarmi le cose preferisco sempre, ovviamente, però comunque era interessante, secondo me, in questo caso, per la particolarità delle ambientazioni, vederle effettivamente. Quindi un fumetto forse in cui avresti potuto comunque vedere soprattutto l'architettura, che è la cosa che mi ha colpito di più, delle varie ambientazioni, e allo stesso tempo avere il modo comunque di poterti leggere tutto, che comunque per me leggere mi fa comunque sempre immedesimare più che vedere un film, per esempio. Probabilmente sì, è vero, avrebbe dato lo stesso impatto. Ho notato, tornando quasi, si può legare un po' al concetto della struttura del gioco, comunque, ho notato forte ripetitività nelle azioni da compiere in ciascun luogo. Cioè, perlomeno, non so voi, ma il treno a Valle di Len, come la barca nel Barokstad e il dirigibile ha un nome, so sì, che ha un nome. È impronunciabile. Ho notato ripetitività, cioè la necessità di utilizzare, di sbloccare un mezzo e di utilizzarlo, quindi è quasi un, ho visto questi tre capitoli dei quattro molto simili dal punto di vista della struttura di, diciamo, quasi gameplay, diciamo, di quest, piccoli capitoli simili dal punto di vista della struttura, realizzati in modo diverso, ma opinioni, quindi, che cosa vi ha lasciato questo gioco? Beh, come dicevo prima, comunque
un pochino di angoscia me l'ha lasciata comunque, perché non so, anche poi io ho anche un po' di, non so, forse un certo tipo di fobia verso le cose abbastanza imponenti, come appunto grattacieli, aerei, camion, non so, mi fanno sempre, mi trasmettono sempre una certa ansia. Per cui specialmente quella specie di struttura comunista alla stazione là di Cosmo, quello lì, grazie, grazie. Quello lì mi ha lasciato veramente, come dire, per fortuna che non è un posto dove devo andare per forza nella vita reale, meno male che non ho niente a che fare. Sì, momentaneamente, ma voglio dire che non so, comunque sì, un po' il senso di inquietudine dato dalla decadenza, dall'imponenza di certe cose, anche il treno, ma il treno comunque era un po' più piccolino, quindi mi ha dato meno fastidio, ma mi ha messo un certo. Ma poi devo dire che appunto la frustrazione più grande è stata verso Kate, in certi momenti proprio. E forse anche verso Hans, perché alla fine, cioè, sì, ti spiegano come mai lui è così, cosa gli è successo e tutto quanto, però comunque non so, un po' mi urtava, non riesco a spiegarlo. Anche quando lo troviamo, forse questo non bisognava dirlo, ma lo tagliamo. Dai, non è un gioco uscito ieri, Sì, dai. vabbè, Va comunque bene. anche quello, il fatto che comunque appunto allora lui al limite appunto si taglia, il fatto che appunto sia così bloccato in una mentalità da bambino, ma forse neanche da bambino, perché comunque per esempio Momo mi dà l'idea di essere più. Momo, sì, dicevo che Momo comunque mi dà l'idea, cioè mi sembra molto più realistico come bambino, cioè è un bambino, ovviamente certe cose non gli interessano, è molto più semplice nel modo di affrontarle, però anche una certa vivacità e curiosità che in Hans comunque non ho trovato, cioè io mi aspettavo che lui fosse sì rimasto bloccato a un certo punto, o comunque che avesse avuto questo trauma che lo portava ad affrontare le cose con un modo molto più spiccio come i bambini sono soliti fare, cioè senza tutte le infrastrutture che poi vengono dalla società, eccetera, eccetera. L'ho trovato molto più invece quasi, quasi un guscio vuoto, cioè avrà fatto tante cose, avrà costruito tante cose, ha girato, ma sarà appunto, probabilmente non è colpa di Hans, è colpa del fatto che nessuno ci spiega, ci dà spiegazioni sul perché ha fatto certe scelte, perché a un certo punto ha deciso di spostarsi, di lasciare certe località, di proseguire, di cosa cercava esattamente, a parte il mammut, non credo si riferisca a tutto, cioè vada tutto a puntare là, io credo che ci siano anche altre cose, non so se è perché lui non le può spiegare o cosa. Da un certo punto di vista l'ho anche trovato interessante perché, come dicevo prima, appunto, come nei libri, mi lascia spazio a me per fantasticare a riguardo. Però, insomma, comunque in un gioco, in un film o qualcosa, ti aspetti che la maggior parte delle cose comunque vengano risolte, che poi magari qualcosa venga lasciato alla tua interpretazione, magari non così tanto. Però comunque ho opinioni comunque positive, assolutamente, come dicevo prima, lo consiglierei. Sì, come esperienza di gioco merita assolutamente. È piacevole, intrattiene, mentre ci giochi, insomma, ti spinge ad andare avanti. Sì, Insomma, io mi ritrovo comunque a pensarci, ce l'abbiamo finito una settimana, ma continuo a pensarci al sì, gioco, no, quindi qualcosa ha lasciato. riesce a stimolarti. Poi magari, appunto, una volta che l'hai finito e ci rifletti. Noti che alcuni aspetti potevano essere più approfonditi o trattati meglio, cose del genere, però l'avventura comunque ti porta via. Insomma, magari non si procede speditamente come avrebbe voluto Paul, ma insomma, un po' piano si va Sì, avanti, sì. magari non è uno di quei giochi che ti portano veramente a star lì fino alle 2 di mattina, se che non, proprio non No. riesci a fermarti e dire vabbè dai, mi fermo e Allora, vado a l'ho trovato dormire. rilassante, ma anche giocato con sessioni non troppo lunghe. Cioè, alla fine ci No, io giocavamo un'oretta così alla sì, un'ora, sera. un'ora e mezza. Sì, era piacevole, insomma. Sì, anche io l'ho diviso in sessioni corte, diciamo medie. Io poi, vabbè, sono piuttosto particolare perché dopo
40 minuti comincio a percepire della noia in ogni cosa, quindi diciamo che stare davanti allo stesso gioco per un paio d'ore per me è tanto. Riesco solo con Zelda, Mario e pochi altri, diciamo, perché sono prodotti nettamente superiori dal mio punto di vista. Certo. E giochi così, comunque me li sono. Siberia l'ho giocato volentieri in sessioni di 1 o 2 ore e non ho percepito stanchezza. Giacomo? Sì, diciamo, io ho trovato l'aspetto visivo soverchiante, al punto che ti interessa vedere questi posti, quindi anche se la storia ha dei mancamenti o arranca in certe cose, pazienza, cioè vuoi vedere comunque cosa si è inventato lui per farti vedere quegli ambienti, almeno per me è stato così. Ho trovato che il gioco in alcuni punti scivolasse proprio in piccole momone, in certi momenti siamo al limite dello sfruttamento minorile, penso, cioè questa cosa è sporca, falla tu. Quello magari ci sono un paio di casi, un po'. Quasi tutto quello che fai, c'è da dire, è quello che faresti se fossi lì, quasi tutto. Ci sono due o tre particolari che, secondo me, anche soltanto il fatto di vedere cosa sta facendo proprio all'inizio, lui, il Momon che disegna, io da persona normale non mi metterei a guardare cosa ha buttato a terra, non credo che non l'avrei fatto se fossi stato lì. Però a parte due o tre cose, il resto sì, cioè vai, parli con le persone, ti danno delle informazioni e risolvi le cose ragionando più che andando a caso sugli oggetti e sul tuo inventario. Quindi questo buono. Come lei, anche io sono rimasto un po' deluso dalla questione proprio di Hans, perché anche sul finale capisci che quest'uomo sta inseguendo qualcosa, però a parte che te lo ritrovi lì in maniera quasi eccessiva, diciamo, io non ho sentito di essermi conquistato quell'incontro. A un certo punto è arrivato, però allora poteva arrivare a, cioè, a Valla di Neve, già che c'era, e anche la tanto attesa firma, non so, cioè, boh, da una parte è comprensibile che quando arrivi a quel punto non conti quasi più niente quella firma, ci può stare, però per come è stato preparato quell'evento forse lo senti un po' deludente, no? Cioè, come se un po' di questa corsa fosse stata inutile. E tra l'altro volevo dire una cosa, di servizio, diciamo, io non so voi, io ho avuto un problema sul finale, cioè io non ho potuto giocare il finale, me lo sono andato a vedere su YouTube, ho trovato un gameplay, perché mi sono imbattuto in un bug che ho scoperto essere ufficiale, cioè l'hanno detto proprio loro che esiste, in alcuni casi, questo si dice perché non posso evitarlo, quando rientri per l'ultima volta in albergo da lei, prima di incontrare Hans, ti viene detto che c'è un pacco per te. Tu vai alla reception, prendi il pacco e guardi l'oggetto. Subito dopo arrivano due telefonate, una a Kate e una a lui. Se tu entri, non mi ricordo come funziona, ma se tu entri. Se guardi il pacco quello insomma, che ti è arrivato prima di aver parlato con il tipo alla reception, praticamente ti salta la seconda telefonata, quella che deve arrivare a lui, per cui non trovi mai la cantante che ti dice vai fuori, c'è una visita per te. Cioè lui deve essere in piedi quando tu guardi il pacco, il tizio deve essere in piedi. Se è ancora seduto a guardare la partita alla televisione, c'è un bug, non sempre, ma c'è un bug per cui può saltare quella telefonata e praticamente non arrivi mai al finale, perché l'ambiente è vuoto, non trovi mai lei. Allora, lo segnalo perché, cioè, io sono impazzito 2 giorni perché non riuscivo a capire cosa avessi sbagliato, ero terrorizzato perché l'ultimo salvataggio era a chilometri. E poi ho trovato questa cosa scritta su alcuni forum, insomma, è bene che si sappia, insomma,
È bene che si sappia. No, io Ecco. non ho avuto questo problema. No, no, neanche noi. Meglio. Perfetto. Il finale diciamo che è superfluo, quindi non ci Sì, si è perso infatti. granché. Infatti. Diciamo che secondo me la qualità cala dall'inizio, che ho trovato sublime, al finale che boh, è un po' superfluo, un po' Sì, inutile. io non me l'aspettavo che finisse lì in quel momento, cioè Beh, non ti è arrivato il finale, è arrivato prima di quanto mi aspettassi, devo dire la verità. sì. Cioè, pensavo ci sarebbe stato un passo ulteriore, Sì, un ultimo sì, sì, sì. viaggio, insomma, Quasi, invece. quasi sente quasi la mancanza metaforicamente proprio del boss finale, non so come viene, sì. Sì, ma infatti io pensavo che sarebbe finito alla fine della fabbrica, cioè quando si comincia a mettere insieme i pezzi che lei amava lui, che lei deve tornare alla fabbrica, che quel. Non lo so, ho pensato adesso succederà qualcosa o lui arriva o comunque ci sarà necessità, invece No, infatti, ma probabilmente l'hanno tagliato, sembra tagliato a metà, almeno da quello che ho letto in giro, il 2, diciamo, riprende da dove si chiude l'1 e porta avanti la storia. Mi sembra parte 1 e parte 2, una cosa simile. E solo che all'epoca non era nata l'idea di fare il 2, quindi o hanno avuto pressioni, tipo necessità di chiudere in fretta, quindi hanno tagliato sul finale, possibile. Non sarebbe la prima volta, oppure semplicemente non avevano una forte idea da infilare alla fine, quindi hanno chiuso nel modo più classico, cioè, hanno di fatto dato al giocatore l'obiettivo finale, cioè, certo. presentato lì, infatti Hans piove dal niente. Sì. Va bene, quindi vi ringrazio. Grazie a voi. Grazie a te, insomma, che hai organizzato questa cosa. Vediamo come funziona. E vi ricordo che il prossimo gioco è Dead Space, che è gratuito fino all'8, quindi a prescindere non va lasciato nelle mani di Electronic Arts perché non se lo Certo. merita. Quindi va scaricato e giocato perché è veramente bellino. È Va un bene. horror Ti avete già strano. giocato voi? Io sì. Cioè, o meglio, sono arrivato fino al sesto capitolo, ma scoprirete magari cosa vuol dire sesto capitolo. Poi mi sono fatto la cacca in mano e ho smesso di giocare perché era un po' inquietante. Allora mi piacerà di sicuro. Noi ci giochiamo in due a quei giochi, Sì, i facciamo survival coraggio. sono proprio il non plus Guardate, ultra per noi. non so se l'avete iniziato. No, No, ancora no, no. no. Secondo me l'apice lo raggiunge nei primi 5 minuti di quello che ho visto. Sì, perché poi ne parleremo. Diciamo che si stabilizza su un buonissimo standard survival horror, ricco di tensione, eccetera. Ma all'inizio c'è l'immersione del giocatore nel mondo che è, secondo me, gestita in un modo epocale. Vi lascio Bene, l'esperienza bene. Benissimo. e chiudo qui.